Buongiorno ragazzi, allora la lezione di oggi di Scienze dell'alimentazione sarà un'introduzione sull'argomento degli integratori alimentari. Che cosa sono gli integratori alimentari? Sono dei complementi, ecco, non mi veniva la parola, alimentari, che permettono, diciamo, di concentrare le sostanze nutrienti in maniera o mono o pluricomposte, quindi saranno delle pasticche piuttosto che delle tavolette oppure delle bevande eventualmente, delle polveri anche, che ci aiutano ad integrare e complementare la dieta. Normalmente, diciamo, gli integratori alimentari non hanno attività terapeutiche, per cui non sono medicinali, non sono dei farmaci, ma servono semplicemente ad implementare, ad aumentare, ad integrare i valori nutrizionali che vengono assunti con il cibo. Perché infatti è necessario assumerli, o comunque perché è consigliato assumere questi integratori alimentari? Perché alcuni micronutrienti che molto spesso ci riferiamo a vitamine, proteine, piuttosto aminoacidi o anche acidi grassi stessi, per riuscire a effettuare la loro reale funzione in vivo, quindi sull'organismo, sull'individuo, devono essere introdotti regolarmente durante la dieta in modo da aggiungere una quantità tale che normalmente non riusciamo a raggiungere mangiando semplicemente gli alimenti quotidiani, quindi con il cibo, quelle quantità che normalmente sono richieste perché queste sostanze svolgano la loro funzione non sono raggiungibili. Ma queste quantità magari vengono raggiunte soltanto nel caso di diete particolari, per cui soltanto nel momento in cui si facesse una dieta, faccio per dire, ad alto contenuto di pesce, allora riusciremo ad aggiungere la quantità giusta di omega 3 per riuscire a fargli svolgere la loro funzione. Questo a che cosa è dovuto? Può essere dovuto al fatto che negli alimenti appunto comuni che normalmente utilizziamo per la nostra dieta, la quantità di questi nutrienti sia normalmente bassa e quindi si abbia una scarsa concentrazione di queste quantità. Oppure, come abbiamo detto prima, la nostra dieta non sia talmente ampia e varia da riuscire a consumare gli alimenti necessari per riuscire ad arrivare a quel livello quantitativo necessario per il funzionamento del micronutriente. Oppure lo stesso discorso vale, diciamo, nel momento in cui il cibo che noi andiamo a consumare viene elaborato, quindi viene trasformato con la cottura piuttosto che con la conservazione, per cui subisce delle trasformazioni chimiche. Queste trasformazioni chimiche possono portare ad una perdita di quella sostanza che ci serve in quel momento a noi. Pensiamo alle vitamine termolabili, ad esempio, che quindi con il calore vengono inattivate, vengono perse fondamentalmente. Oppure può essere anche che queste sostanze siano disponibili nella frutta, nella verdura, negli alimenti in basse quantità. Inoltre, diciamo, abbiamo detto prima, plausibile che la dose, diciamo, che i nostri integratori debbano raggiungere per poter, no, integratori, che i nostri micronutrienti debbano raggiungere per poter fare effetto sia una dose che sia elevata, che non riusciamo appunto a mettere insieme attraverso gli alimenti che consumiamo normalmente durante la settimana, durante la giornata, durante la nostra dieta. È necessario, è consigliabile quindi andare ad integrare quelle sostanze che normalmente ci servirebbero attraverso l'assunzione di integratori. Chiaramente la scelta dell'integratore va fatta in maniera razionale, deve essere strettamente collegata alla composizione qualitativa dell'integratore e alla sua quantità allo stesso modo. Dicevamo appunto che questi integratori alimentari sono alimenti e gli alimenti arricchiti, anzi anche, sono questi prodotti che normalmente non possono essere considerati dietetici perché non rispondono a delle esigenze nutrizionali specifiche. Pensiamo alle farine private del glutine per i celiaci, quindi quello è un alimento dietetico. Gli integratori alimentari invece sono dei più che vengono utilizzati durante la dieta. Quindi lo scopo di questi integratori, appunto, qual è? Quello di ottimizzare gli apporti nutrizionali dei nostri alimenti, quello di fornire delle sostanze che hanno degli interessi nutrizionali e degli effetti protettivi piuttosto che trofici, quindi anche di sviluppo, migliorare il nostro metabolismo e anche migliorare le funzioni fisiologiche del nostro organismo.
Normalmente gli integratori hanno una composizione che varia appunto a seconda se sono fatti da monocomposti e quindi riguardano soltanto una specifica classe oppure una specifica vitamina, un amminoacido e basta, oppure possono essere pluricomposti se sono un insieme di sostanze messe insieme nella stessa capsula, ad esempio. E vengono considerati normalmente appartenenti all'area alimentare e appunto contengono, come abbiamo detto prima, per lo più vitamine, minerali oppure sostanze di interesse nutrizionale fisiologico che possono essere, ad esempio, le proteine, gli acidi grassi, ad esempio. Ecco. Chiaramente esiste un livello di assunzione massima giornaliera e questo livello di assunzione massima giornaliera serve a garantire la sicurezza dell'assunzione di questi integratori è stato fissato tramite dei limiti, diciamo, considerati dal mondo scientifico e poi dopo esposti attraverso le leggi, mettiamolo in questo modo. Tra gli integratori quali ritroviamo? Ritroviamo ad esempio quelli di vitamine, abbiamo detto, e o sali minerali. Normalmente si trovano in forma di tavolette piuttosto che di capsule, di polveri oppure di liquidi e servono, diciamo, a introdurre appunto nel nostro organismo quelle vitamine, quei sali minerali che normalmente facciamo fatica a reintegrare, specialmente pensiamo nei momenti dell'anno in cui c'è molto caldo e per cui si è tanto propensi a sudare, ad esempio. Vitamine, sali e minerali è bene reintegrarli perché normalmente vengono espulsi anche con il sudore espulsi. Quindi pensiamo a questo tipo di integratori, oppure anche gli stessi integratori di acido folico che vengono consigliati e diciamo proprio no, consigliati può andare bene alle gestanti durante il loro periodo di gravidanza. Altri fattori che possono essere vitamino simili sono quelli che riguardano il beta carotene che è molto promosso per promuovere appunto l'abbronzatura, il fatto di riuscire ad abbronzarsi meglio, piuttosto che il coenzima Q10, la taurina, la colina, i bioflavonoidi anche, abbiamo diverse tipologie di fattori vitamino simili. Oppure abbiamo dei fattori nutrizionali che possono essere tipo la betaina, la glucosamina, gli acidi nucleici, ad esempio. E poi abbiamo degli integratori di amminoacidi, che abbiamo detto più e più volte durante questa nostra conversazione. Questi integratori amminoacidici possono essere o somministrabili, diciamo, in miscela di acidi grassi essenziali, no, di acidi grassi, pardon, di amminoacidi essenziali, oppure possono riguardare anche singoli amminoacidi. Questi derivati amminoacidici, diciamo, di interesse nutrizionale sono diversi, ma quelli più importanti, diciamo, riguardano, che si sentono più spesso dire, riguardano la carnitina piuttosto che la creatina, glutatione e carnosina. Poi magari vi chiederò di andare un attimo a vedere più nel dettaglio queste sostanze. Poi abbiamo quelli che abbiamo detto sono gli integratori lipidici, che ci servono a integrare i fosfolipidi e normalmente sono di derivazione della soia, piuttosto che gli acidi grassi a lunga catena, polinsaturi, i famosi omega 3 che possono essere assunti con ad esempio il pesce, oppure gli altri integratori di acidi grassi omega 6 e gamma linolenici, anzi, che questi sono molto salutari per la nostra salute. Infatti, gli acidi sono quelli che vengono in un certo senso chiamati acidi grassi buoni. Nel mondo degli integratori alimentari di particolare interesse sono gli integratori sportivi. Perché? Mentre appunto i vari integratori alimentari sono prevalentemente a base vitaminica, minerale oppure aminoacidica e sono assumibili nel momento in cui noi abbiamo delle carenze proprio a livello fisico, a livello biologico, i nostri alimenti per sportivi sono tutte quella fascia di mercato di integratori destinati ad un'alimentazione mirata per riuscire a raggiungere dei determinati obiettivi fisico-sportivi. Quindi pensiamo agli amminoacidi che vengono introdotti in grandi quantità, ad esempio nelle fitness che riguarda la costruzione dei muscoli, ad esempio. Sono tutta quindi una serie di alimenti che vengono utilizzati per riuscire a
ottenere, migliorare le proprie prestazioni fisiche. Chiaramente sono utili se vengono integrati ad una dieta che già va nella direzione, diciamo, della dieta sportiva e quindi a seconda del tipo di allenamento che viene effettuato, la dieta dovrà cambiare in modo da perfezionare quel tipo di allenamento e cambiando la tipologia di dieta è inevitabile che qualche sostanza, diciamo, venga privata e quindi vada reintegrata attraverso questi fatidici integratori. Chiaramente che cosa dobbiamo ricordarci? Che non esistono degli alimenti o degli integratori speciali che ci permettono di raggiungere in maniera perfetta, diciamo, l'esecuzione del movimento, del gesto tecnico e quindi non trasformano il campione, il mediocre in un campione, ma queste sostanze permettono semplicemente di ricavare dal nostro corpo il meglio. Di far funzionare, diciamo, il nostro corpo al meglio delle sue potenzialità. E chiaramente il consiglio qual è? Ogni volta di non andare a caso anche con l'assunzione degli integratori, ma di farsi consigliare da professionisti del settore, perché è bene, diciamo, cercare di integrare la propria dieta in maniera intelligente, quindi facendo riferimento a dei professionisti. Per il momento è tutto e ci vediamo la prossima volta.